Ciao ragazzi, allora siamo in diretta, vediamo un po' se vi ho anche messo l'avviso che avrei fatto questa diretta, secondo me è abbastanza importante, e vediamo un po' se vi sintonizzate o meglio ancora, sì, ho visto che siete già in due, quindi la linea funziona. Oggi c'è poco vento, quindi se non ci accadono qualche altra diavoleria dovremmo riuscire a fare questa diretta. Con calma, bene, vi sto vedendo Giuliano Greco man mano che vi avvicinate, che vi aggiungete. Boh, allora, come vi ho messo nel titolo, l'argomento di oggi è come noi in qualche modo ci dobbiamo comportare i primi giorni quando ci arriva a casa il cane da guardia, indipendentemente che sia cucciolo, cucciolone o soggetto adulto, ovviamente. Cambieranno alcune cose, però nello stesso tempo alcuni dettagli che vi voglio spiegare oggi non cambiano mai. E vi dico anche perché mi è venuto in mente di trattare questo argomento. Perché, intanto c'è una coincidenza, il fatto che noi in questo periodo stiamo consegnando parecchi cani. E quindi questo argomento è di sicuro interesse per tutti quelli che hanno appena ricevuto, riceveranno fine di questa settimana, inizio della prossima settimana, un nuovo cane, che sia cucciolo o cucciolone. E un po' il lavoro di osservazione che sto facendo in questi giorni. Allora, come vi ho detto ieri, ciò che io cerco di postarvi nei filmati, perché so che mi seguite con grande interesse, vi vedo tutti, man mano che vi aggiungete Alessandro, Monica Evangelista, Vito Schena, eccetera, eccetera, José Maria, vedo che vi state aggiungendo. Allora, come vi ho detto già altre volte, ciò che io riesco a inviarvi, a condividere con voi attraverso questo strumento meraviglioso che sono i social, basta usarli come vanno usati. Qualcuno, e adesso mi rivolgo a tutti quelli che sono molti che mi seguono su YouTube, perché poi mia figlia super operativa che cosa fa? Trasforma questo filmato in un file e lo carica su YouTube. E molti di YouTube magari a volte mi scrivono e mi dicono, ma lei parla di cose che mette su Facebook, noi non abbiamo Facebook perché Facebook non ci piace per questo motivo, per quell'altro motivo, ma non è che dovete avere Facebook e a tutti i costi far vita sociale, in poche parole. Voi potete aprirvi un account, farvelo aprire da vostro figlio, vi limitate solo, senza pubblicare mai niente, perché lo potete fare, a parte che dopo un po' vi viene la voglia, cominciate a farvi le foto vicino al mare. Le foto a tutte le cose le mettete, però all'inizio, se non volete fare vita da Facebook, vi aprite un account super riservato che lo chiamate Vatte la Pesca e questo vi dà diritto di seguire ciò che vi interessa. Ad esempio, molti di voi vi interessa ciò che io faccio dei cani su Facebook. Non vedete solo quel filmato ogni giorno, tipo questa diretta che noi pubblichiamo, ma vedete fotografie. Io posto tante fotografie, con dei commenti, insomma, sentite un po' le opinioni. Quindi voi, Facebook vi dà questa grossa possibilità di essere, continuare a essere a social, ma far parte del mondo dei social, perché tanto che vi piacciono o no, non esiste futuro senza social. Voi sappiate che tutte le più grandi emittenti televisive si stanno attrezzando che nell'arco di massimo 5 anni la gente guarderà mattino, pomeriggio e sera unicamente nel cellulare e la vendita dei televisori sta crollando. Quindi se state immaginando di investire dei bei soldi nell'acquistare chissà che tipo di televisore, sappiate che fra un po' di anni non costeranno poi più nulla o perlomeno sempre meno. Ciao Marina e vi vedo Gabriele e tutti quanti, che sono sempre un po' contro luce, ma è questo è ciò che mi tocca. Di conseguenza, era solo per aprire una parentesi, no? Tutto quello che io condivido, sia con foto, sia con filmati sui social, è solo una piccola parte. Adesso vi pubblicherò oggi o domani delle fotografie che si vedono. Bellissimo branco che ho visto in margine della foresta, però per quanto abbia cercato di ingrandire, ho fatto la foto, insomma non si vede un granché e non potrei neanche avere
una mega macchina, come dice mia moglie, col teleobiettivo, perché io per poter coprire un grande territorio, pensate che ogni mattina corro un'ora, 1 ora e 20 minuti tra spiaggia e margini della foresta. E se andassi solo di passo e mi portassi indietro la macchina fotografica, potrei vedere molte meno interazioni. Per quello che quando mi vedevate a correre al mare vi dicevo: mi sto preparando anche atleticamente, perché se non potessi correre da un'ora, 1 ora e 20, 1 ora e mezza quasi mai, ma quasi sempre 1 ora e 10, 1 ora e un quarto incessantemente, non riuscirei a poter seguire tanti branchi. A volte si spostano i cani, io li corro dietro, loro corrono per un quarto d'ora, io corro sempre dietro, eccetera eccetera. Intanto si stufano di me, si fermano, mi ringhiano, io faccio finta di niente, lascio passare un po' di spazio fra me e loro, ricomincio a correre, poi tornano indietro perché sono in conflittualità con un altro branco, manco si ricordano di me, magari è quando riesco a fare foto, eccetera. Però vi dicevo, la parte che io riesco a condividere con voi è un 20%, tutto il resto per mille motivi la vedo io, ma non riesco a pubblicarla. Mi dispiace, però è così, cioè riuscire a immortalare un evento vuol dire avere mille cose a favore, il sole a favore, essere nel momento giusto, come dire, alla distanza giusta, riuscire a accendere. Nel mio caso, io mi porto dietro, da una parte c'è una canna che vi ho detto che è lunga 50 centimetri, che mi toglie dai momenti peggiori di difficoltà, e dall'altra mano c'ho il cellulare, che tra l'altro è alta definizione, riesco a fare delle ottime cose. Il problema è che la distanza non deve essere molto elevata. Allora, una cosa veramente affascinante che io sto vedendo, ed è ciò che mi ha motivato a farvi questa diretta di oggi, in questi giorni, è il tentativo che ha un cane che deve essere migrato da un altro branco di inserirsi in un nuovo branco. Come vi ho già detto altre volte, una grande, chiamiamola, possibilità naturale che noi escludiamo dal rapporto che noi abbiamo padronale con i nostri cani è la migrazione. Voi magari avete sentito tante volte parlare degli uccelli migratori. Ecco, se voi non lasciaste migrare gli uccelli migratori, questi morirebbero, e molti che li tengono in gabbia non glielo permettono, magari compensano col caldo, ma normalmente questi tipi di uccelli vanno molto in sofferenza. Ecco, voi non lo sapete, ma il cane è non solo un animale da branco, ma anche un animale che migra spesso, cioè nel senso si parte, se ne va per i cavoli suoi, esce dal branco e va a cercarsi nuovi branchi, nuove realtà dove possa sia sopravvivere che riprodursi. Quindi a un certo punto questo cane è arrivato in un branco che io conosco, che vive ai margini di questa foresta, e ho visto, assistito un po' questi giorni, non dall'inizio perché non so da quanto ci provava, però ho visto tutta una serie di evoluzioni, del tipo che ogni tanto gli facevano delle spedizioni punitive, ma lui si allontanava di quei 20 o 30 metri, loro tornavano indietro, poi recuperava un po' di territorio. Morale, ho avuto la grande soddisfazione di vedere quando nell'arco di 3 o 4 giorni sono riusciti a l'hanno più o meno accettato. Perché vi dico più o meno accettato? Perché è veramente una cosa curiosa. Lo accettano. Ogni tanto lo aggrediscono ancora, ma non violentemente, perché lui è sempre disponibile a sottomettersi. Alcuni lo accettano di più, altri lo accettano di meno. Lui tra l'altro è un maschio sterilizzato, quindi ha tutta una serie di difficoltà in più, ma non viene ripudiato, anche perché non ha tutte queste ambizioni, diciamo, alla riproduzione. Magari il branco lo ritiene utile per difendere la riserva di cibo, perché qua sono molto importanti queste cose. Se il territorio non ha un sufficiente numero di cani, viene invaso da altri branchi più numerosi. Molto interessante da vedere questo. E ogni branco di cane si impossessa più o meno di una riserva di cibo, del diritto alla riserva di cibo, e più o meno si barcamena. E credo che per le pretese limitate che abbia sto cane, sia stato, come dire, il branco abbia capito che lui può portare più vantaggi che svantaggi. Infatti per un po' l'ha scacciato, ma dopo adesso invece
lo sta accettando. Allora, che cos'è che io ho notato? Come dicevo prima, all'inizio lo tenevano lontano, poi lo fanno avvicinare, un cane marrone, spero tanto di poterlo filmare. L'altro giorno ci sono andato a un pelo e proprio nel momento che l'avevo inquadrato loro sono andati nella foresta. Ed è proprio lì che mi è venuto in mente di farvi sto filmato, perché ho proprio visto una delle parti più importanti. Praticamente loro che cos'è che fanno? Lo accettano qui vicino a quella che è la riserva di cibo, perché indipendentemente che lui ne consuma una parte o meno, abbastanza poca, lui è in una fase dove gli serve a loro per proteggere la riserva di cibo, ma in realtà quando è ora di consumarla loro non la stanno consumando, quindi è in una fase che vive come cane solitario ma si sta inserendo nel branco e il branco ne ha solo dei vantaggi. Allora, cos'è che ho visto veramente di incredibile dopo tante cose? Che lui a un certo punto ha il branco, è partito per entrare nella foresta perché sparisce più o meno all'alba, esce di nuovo alla notte, ma io non vedo questo, me li ritrovo sempre di nuovo all'alba, a volte ci sono, a volte non ci sono, a volte escono improvvisamente, eccetera eccetera. Quando il branco si è avvicinato ai margini della foresta, ha fatto per entrare nella foresta, lui così pensando da umano mi ha fatto anche un po' pena, con lo stesso ritmo che aveva il branco, ha seguito il branco e ha fatto per entrare nella foresta, proprio ai margini della foresta. Purtroppo non sono riuscito a immortalare questa cosa. Gli ultimi tre del branco si sono girati verso di lui, le ha fatto una grande ringhiata, l'hanno sottomesso, dopodiché sono andati dietro il branco e lui ha capito che non poteva ancora seguire il branco in quel momento e con un'aria, diciamo, sempre vedendola un po' da umano, demoralizzata, si potrebbe scrivere una storia strappalacrime per qualche film per la TV dei ragazzi, è tornato indietro, ha preso la spiaggia e si è incamminato da solo senza notare neanche che io c'ero, e sinceramente ha continuato sul litorale, non so dove sia andato, credo a cercarsi qualche riserva di cibo, perché per adesso il branco non lo lascia ancora accedere alla riserva di cibo. Allora, questo mi ha fatto pensare di quanto fosse importante farvi questa diretta e chiarirvi alcuni concetti che io faccio sempre applicare ai miei clienti, ma vi dico la verità, questo è uno dei concetti verso i quali i clienti sono più riluttanti in assoluto, perché va un po' contro ciò che loro vorrebbero fare spontaneamente. Posso dire che mi ascoltano in molte cose, ma in questo mi ascoltano sempre poco, perché fanno un po' fatica. Ed è anche parte del mio videocorso, parte di ciò che ho sempre insegnato ai corsi. Allora, quando vi arriva un cane a casa, nel nostro caso li portiamo sempre noi, quindi è proprio parlando di questo momento particolare, io di qui si può dire faccio le vendite, le persone insomma hanno contatti con me e dopo si sta occupando in modo eccellente delle consegne, della gestione, tutto mia figlia Sara, che veramente sta facendo questo lavoro in un modo encomiabile, e va a domicilio e porta i cani. E poi cosa succede? Ci sono i primi giorni di convivenza fra la famiglia e il cane, e in questi giorni abbiamo visto un po' tutte le tipologie, in queste settimane ne vedremo ancora. Abbiamo consegnato e consegneremo cani a livello di cuccioloni, stavo pensando l'ultimo che abbiamo penso che avesse già più di un anno, stiamo consegnando cuccioli, consegneremo cani di un'età intermedia sui 6, 7, 8 mesi, un altro anche cuccioloni di oltre un anno, due cuccioli che si sono appena preparati adesso per essere disponibili per la consegna, eccetera. Però indipendentemente dall'età, noi arriva il cane a casa, in questo normalmente li porto io, in questo caso li porta mia figlia. Voi, se non prendete i cani da noi, magari vi arriveranno con un corriere. Io detesto i corrieri, perché secondo me il corriere, per bene che faccia il suo lavoro, distrugge gran parte del lavoro se volete ottenere risultati a brevi che ha fatto l'allevatore, se ha fatto un lavoro, perché se non ha fatto lavoro è ovvio che potete mandare a prendere da qualsiasi posto, non cambia niente. Però se è stato fatto di un lavoro, si è cercato di costruire qualcosa, la possibilità di uscire dal branco col datore di cibo, viaggiare col datore di cibo, arrivare col datore di cibo in una nuova proprietà, fare l'introduzione, presentare, si può dire, i nuovi
nuovi datori di cibo, avere la certezza che si è cambiato datore di cibo e in questo modo togliersi dalla vecchia proprietà e entrare è il non plus ultra. Io ci ho messo anni per capire l'importanza di questo fattore, del motivo che mi dispiace molto per quelli del sud, ma ultimamente non stiamo consegnando niente perché mia figlia non la voglio mandare fino laggiù, nello stesso tempo non utilizzo i corrieri, mi penalizzo un po' da questo lato, però adesso dovrò vedere, anche perché vorrò fare l'estero e ho contatti con persone che faranno più di un corriere, prenderanno proprio solo giusto un cane o due, faranno le consegne per me. Allora, se riuscirò a ottimizzare questa cosa, la potrò fare anche lì, però sicuramente non do per quelle famose 100 euro il mio cane in mano a un corriere che lo mette in mille altri, poi ammucchiano tanti cani, fanno sede in un posto, li caricano, li scaricano, li danno da mangiare, tra l'altro la prima cosa che le viene in mente, per carità, ne ho visti di puliti, vogliono anche bene agli animali, ma cani da lavoro preparati come facciamo noi non possono avere questa trafila, perché si rovina questo lavoro molto importante per ottenere poi quei risultati, diciamo, nel primo anno e mezzo. Comunque, al di là di questo discorso, che è solo una mia considerazione, una mia constatazione che ho fatto in questi anni di esperienza, quando vi arriva il cane a casa, che cos'è che capita? Ve l'ho già detto altre volte, che voi siete molto entusiasti, ma il cane non lo è per nulla. Però non è di questo che io vi voglio parlare. Vi voglio parlare di due cose molto importanti. Che cos'è che si aspetta il cane da voi come atteggiamento e che impressione si fa di voi il cane come, diciamo, nuova comunità, perché voi non siete un branco per nulla, siete una comunità che contribuirà ad avere, a fornire il cibo. Il cane non è così coglione da confondere cani da uomini e far tutto erba un fascio, ovvero tutto un branco. Questo lo pensano quelli che guardano i film alla televisione col fazzoletto e si asciugano le lacrime, eccetera, ma la cinofilia pratica, quella che poi vi serve, poi è tutta un'altra. Quindi è molto importante, sono molto importanti queste due cose. Che tipo di considerazione lui si fa di voi, e questo è veramente molto importante, e che cosa si aspetta da voi. Vediamo intanto cosa si aspetta da voi. Vi sembrerà strano, ma lui si aspetta da voi il rifiuto, perché se lui fosse uscito praticamente da un branco e volesse in qualche modo introdursi in un altro, lui avrebbe solo rifiuto. Questo lo hanno i lupi, l'ho studiato nei cani randagi, lo vedo molte volte quando vado a studiare i branchi di cani che seguono le greggi. Quante volte mi è capitato di arrivare a studiare un branco di cani che proteggeva un gregge e vedere dei cani ai margini del gregge o della mandria, che interrogare i pastori, e loro mi dicevano questa cosa. Ed è di lì che mi è nata questa curiosità, che poi ho seguito e ho iniziato a approfondire i miei studi in tal senso. Quindi lui vi sembra strano, voi gli volete dare la massima accoglienza, ma lui innanzitutto non gli interessa la vostra accoglienza, magari l'avete già anche provato di persona. Se lui sta urlando il fatto che dite bravo, io ti amo, eccetera, non cambia niente, piange una notte, piange due notti, eccetera, eccetera. Se è piccolissimo, è appena passato un mega lucertolone adesso che non ve lo posso inquadrare perché col sole non lo vedete. E vi dicevo, ma lui non è abituato all'accoglienza nel modo più assoluto, è molto gratificato dal fatto che ha trovato da voi una riserva di cibo. Questo gli dà una garanzia nella sua, fra virgolette, disperazione, perché ha lasciato il branco, ha lasciato la mamma, ha lasciato i genitori. Sono momenti durissimi per lui, non ha la maturità necessaria di farlo. Non è lui che ha deciso di migrare dal branco, non è migrato dopo magari una pesante sottomissione del branco, no, ce l'abbiamo deciso noi, questo non possiamo far finta di non saperlo, non possiamo far finta di nulla, se no sarete sempre dei cinofili di poco conto, con una scarpa e una ciabatta, di cinofili che se la cantano, se la suonano come le piace, che prendono in considerazione solo gli aspetti che vi interessano, ma non è così che si ottengono dei risultati coi cani, e non è così il modo di poter poi ottenere il massimo dal cane, anche sotto il profilo dell'affidabilità e delle prestazioni anche del cane, proprio dell'attaccamento al territorio. Quindi lui non è preparato assolutamente alla vostra accoglienza. È ovvio che voi non vi metterete mica lì a fargli chissà che cosa
dal cane, ma ciò che vi sto per dire è che dovete lasciare i suoi tempi. Io vi porto il cane, Sara vi porta il cane, voi cosa dovete fare? Nulla, lo mettete nel box di servizio, questo lo facciamo già all'inizio quando ci siamo noi, gli date da mangiare, e ciò che dovete fare è dargli da mangiare magari con un sistema che io vi faccio applicare diverso da quello comune. Applicate questo sistema e basta, dopodiché non tenete minimamente in considerazione il cane. Questo che cos'è come grande vantaggio? Uno, che lui vi vede come un branco affidabile, fate ciò che lui si aspetta dal branco. Due, gli lasciate quello spazio necessario, sia temporale ma proprio di distanza, di potervi studiare, di poter capire bene chi siete voi, di potervi dare fiducia. Per lui è molto importante questa cosa della fiducia. Io adesso ovviamente vi parlo solo se non avete cani, se avete cani è una cosa molto più complessa, per questo vi dovrei seguire un po' personalmente, perché non ve lo posso dire in due parole. Molto importante l'interazione all'inizio con i cani, eccetera, ed è il motivo che noi portiamo il cane. Come si può mandare un cane preparato per la guardia, selezionato con un corriere, vada a finire come va a finire? Ma iniziate solo un sacco di disagi, senza l'appoggio che ve li può, come dire, è importante che noi vediamo cosa accade la prima mezz'ora con il vostro cane, quando lui entra nella proprietà, come ha somatizzato lo spostamento. C'è dei cani che somatizzano malissimo lo spostamento, quindi bisogna prendere certe attenzioni. Ce n'è altri che sono scesi appena scesi dal trasportino e come fossero sempre arrivati. Pensate, c'ho cani che erano dominanti all'interno di un branco, sono arrivati per comunque per un giorno il bassotto li faceva correre e la gente rimaneva così, dicevo togliete il bassotto, perché poi evitate che il bassotto faccia questo, perché poi c'è l'after day, domani, dopodomani, domani per questi cani un altro giorno, passano la notte, acquisiscono un po' di certezza. Ci sono cuccioloni che sono scesi, hanno già voluto mettere tutti in riga, dominanti, ci sono avuti che si sono tenuti scartati da una parte, eccetera. Quindi bisogna vedere come somatizza il passaggio, perché è una cosa abbastanza, siccome non l'ha scelta lui, è una cosa abbastanza faticosa da digerire. Perché cerco sempre di spingere a prendere una coppia insieme, perché spostando la coppia è una questione di un quarto d'ora, 10 minuti, mezz'ora, metti un'ora tanto, ma non è così, sempre di meno, la coppia gira, il maschio normalmente sa che deve proteggere la femmina, arriva in un nuovo territorio ma non arriva da solo, si porta dietro il branco, il suo branco, la sua certezza, quello, diciamo, quella con la quale ha diviso sempre il cibo, i suoi punti fermi lì trasferiamo insieme, quindi si inseriscono molto più facilmente. Si inserisce anche un soggetto singolo, sia maschio che femmina, ma bisogna avere più attenzione. Però quello che vi volevo dire oggi era: cosa si aspetta da lui? Non è l'accoglienza, non è che voi gli correte dietro, non è che volete abbracciarlo, non è che vuole che lo accarezzate, tantomeno sulla testa, non è che vuole che gli parlate, non vuole niente di tutto ciò, non è che vuole conoscere tutto il nucleo familiare, non vuole niente. Lui vuole per i primi giorni capire dove è andato a finire e non si aspetta la sua accoglienza. E questa è la vostra accoglienza, e questa è la prima cosa che voi dovete fare affinché lui abbia fiducia, capisca che siete, diciamo, una nuova realtà che vive secondo un equilibrio naturale e verso la quale lui si può fidare. La seconda cosa è che la concezione che si farà di voi. Quante fatiche fa un cane? L'osservazione che faccio adesso, ma in parte l'avevo già fatto in passato, ma mai complete come sto facendo in questo momento. È veramente un'enciclopedia di cinofilia questo litorale, ci tornerò sicuramente. Sto già andando a vedere l'appartamento che vorrò prendere per il prossimo anno, per più tempo ancora, perché un altro anno mi vorrò ancora organizzare in un modo decisamente migliore. Che cos'è che accade qui? Un cane vuole entrare all'interno di un branco e viene respinto in tutti i modi, viene picchiato tante volte, ma lui sa che quella è la miglior soluzione per la sua sopravvivenza, per mille motivi che vi ho già detto, per altri che vi spiegherò quando ci incontreremo a un corso, per chi mi seguirà. Però questi sono concetti fondamentali. Se state fuori da questi concetti, la cinofilia per voi sarà sempre un rebus, ed è il motivo perché fate tutti questi casini. Di conseguenza lui entrerà in una realtà che ha bisogno di vedere che questa realtà le garantisce un futuro di sopravvivenza. E quando lui vede questo? Quando voi vi comportate come lui si aspetta.
ed è in base a come voi vi comportate che vi prenderà più o meno in considerazione. Vi faccio un esempio. Se voi avete bisogno, non dico di essere dei dominanti, ma di essere dei leader, iniziate a correre dietro al cucciolo perché lo volete prendere in braccio, lo volete toccare, lo volete accarezzare, lo volete imboccare a tutti i costi perché vi preoccupate che 2 giorni che non mangia, lo volete prendere per metterlo dove volete voi, lo volete portare in casa perché se pensate che ha freddo, cioè fate cose voi nei confronti del cane. Ecco, vi state dando una mazzata sui piedi che a volte è letale, per il fatto che lui non si aspetta che un leader faccia questo e vi individuerà subito come dei non leader. Quindi ciò che voi fate quando i cani vengono a casa, arrivano a casa, è di fondamentale importanza. Ed è il motivo perché ho voluto dedicarvi questa diretta, ed è il motivo per il quale a volte, non a volte, spesso devo dire no. In questo momento che non siamo organizzati, a meno che voi non siete disposti, cani, magari giovani, a venirli a prendere, allora venite da noi, facciamo un'introduzione sul cane, facciamo il cambio del datore di cibo, a volte basta anche solo un giorno, se si lavora bene, ovviamente. Questo va bene per cuccioli, cuccioloni, non cani adulti perché se no non siete in grado di portarvela a casa. E allora facciamo le cose come vanno fatte e possiamo continuare un po' l'imprinting che noi abbiamo dato i cuccioli. Diversamente facciamo un disastro. Ma laggiù dove vi arriva a casa, ricordatevi che sono molto importanti queste 2 cose, ve le ripeto. Ciò che lui si aspetta da voi, e più voi corrispondete alle sue aspettative, più lui inizierà a darvi fiducia in fretta perché capirà che siete una comunità affidabile. E questa è la prima. E secondo, che impressione si fa di voi? Questo è fondamentale, perché se lui parte già facendovi una brutta impressione, ricordatevi sempre che la prima impressione è quella che conta. Si possono poi cambiare le impressioni dei cani. Io, ad esempio, lo faccio quando le persone si rivolgono a me dopo un'aggressione di qualsiasi cane. Se hanno voglia di lavorare con me, bisogna fare un percorso abbastanza tortuoso, ma io gli porto lo stesso cane che li ha aggrediti, lo porto ad essere molto più affettuoso di cos'era prima dell'aggressione, perché appunto cambiamo le impressioni con delle cose concrete che i cani si fanno nei confronti di quello che è sempre stato storicamente il proprietario. Ha sbagliato quando il cane poi aggredisce un proprietario, anche quelli che fanno gli audaci, i leoni da tastiera, come li chiama. No, certi si cagano sotto in tutti i modi, anche se fanno una reazione più o meno così, ma dimostrano. Non si può barare con gli animali che si sono impauriti non molto, anche reagire con prepotenza è un segno di grande paura. E nonostante tutto si può far cambiare idea al cane. Però se voi, siccome la prima impressione è quella che conta anche molto con gli animali, guardate. Ho fatto degli errori in questi giorni incredibili che non dovrebbe fare un cinofilo esperto, eppure li ho fatti, per non essere così sempre cosciente con la testa, sempre pensare a cosa sto facendo. Io ho un grosso difetto, mi estraneo facilmente coi pensieri, e questo a volte mi è costato già anche l'aggressione di alcuni cani. Pensate, a volte mi è capitato in passato di testare dei cani in presenza di cani che non avevano così fiducia, e sono stato aggredito dai miei cani perché non capivano questo cambiamento di mia reazione. L'altro giorno, ad esempio, andavo normalmente a comprare dell'acqua, perché ovviamente qua l'acqua, quella da bere, bisogna acquistarla in canister da 5 litri, che sono quelli che utilizziamo anche un po' per lavare tutta la roba, insomma fare gli sciacqui, eccetera, eccetera. E praticamente cosa ho fatto? Andavo sempre normalmente, entravo quella piazzola dove c'erano 3 cani, dopo facevo tipo 20 metri, c'era il negozio. Sono passato vicino a quella piazzola, pensavo ad altro, pensavo alle mie cose. Di colpo mi è venuto in mente che avevo sbagliato, mi sono girato con un movimento sospetto, sono entrato nella piazzola un po' di scatto. Questo non è piaciuto per nulla a questi cani che mi stavano guardando da tempo, che poi da tempo era 7-8 giorni, e mi hanno attaccato in branco. È uscito il proprietario con un bastone, li ha fatti andare via. Ma adesso ogni volta che mi avvicino loro si alzano già e sono pronti di nuovo a inveire contro di me. Questo è un errore che mi costa, che cosa? Che mi devo andare a prendere l'acqua a 500 metri di distanza quando ce l'avevo sotto casa, e questa è un po' il prezzo che devo pagare a alcune disattenzioni che faccio anch'io, e faccio errori che
non dovrei commettere. Quindi l'impressione, la prima impressione che date ai cani, che siano cuccioli, che siano cuccioloni, che siano cani adulti, anche se sono cuccioletti, tanti pensano erroneamente di prendere il cane a 2 mesi, è uno sbaglio totale perché è piccolo e gliela possano cantare e suonare come vogliono. No, è proprio lì che vi costruite l'aggressione che farà da adulto, perché proprio quando è piccolo, che lui non si è fatto tutta una serie di esperienze e non impara a rispettarvi come leader. Quindi questo era molto importante. Ve lo devo dire, bene, sono contento che mi avete seguito. Beh, per cosa riguarda il nostro progetto umanitario, vi dico solo che siamo già riusciti a importare il 50% del denaro, quindi nei prossimi 2-3 giorni lavoreremo per questo. Spero di venerdì di finire con tutte le ricevute che vi voglio mandare. Mia moglie sta in ansia per questo, quindi mi toglie anche la possibilità di raccogliere tanto denaro vostro, dirvi che è per un'azione umanitaria, poi scappare alle Maldive e vivere di rendita. Quindi non mi è possibile, che mia moglie non è d'accordo, perché adesso c'è in testa ste ricevute che vi vuole mandare a tutti i costi. Però mi ha detto: mi raccomando, diglielo, io ve lo dico, non so se vi interessa. Chi non ha contribuito non interessa, quelli che mi dicono ci fidiamo di te neanche, però ci sono anche persone che l'aspettano. Credo che tra fine di questa settimana e l'inizio chiudiamo il cerchio. Bene, vi ringrazio tanto che mi avete aspettato, mi avete ascoltato, e vediamo, dai, domani qualcosa ci inventiamo di nuovo. Ciao ragazzi, a presto.